Due giorni senese si chiude con il progetto di una rete radicata sul territorio. A novembre il prossimo appuntamento nazionale. Omicidio-suicidio di Capannoli, martedì l'autopsia delle vittime, entre i biglietti l'addio della madre. L'ondata di caldo, la protezione civile segnala un livello arancione di attenzione per Firenze. Migliaia di persone ieri sera a Viareggio per il carnevale estivo, prossima sfilata alla vigilia di Ferragosto. Quando cucire e indossare un abito diventa un'arte, secondo appuntamento con Toscana di Moda. In Siena in ritiro in Alto Adige, il direttore sportivo Perinetti cerca un centrocampista e un difensore centrale per completare la rosa. Buonasera dal telegiornale toscano. Il bollettino sulle ondate di calore della protezione civile segnala un livello arancione, temperature elevate dunque, condizioni meteo che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione a rischio in varie città d'Italia, tra queste c'è anche Firenze, ma sentiamo Robert Lee. La cappa di afa non si è fatta attendere e la temperatura raggiunta attorno alle 13 era a Firenze di 36 gradi. Secondo le previsioni, nei prossimi giorni non ci sarà nessun sollievo, anzi avremo un ulteriore innalzamento del caldo con valori nettamente superiori alla media stagionale. Il bollettino sulle ondate di calore della Protezione Civile segnala un livello arancione, che significa temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione a rischio, quindi di anziani e bambini. E prevede che fra le città italiane dove si potranno sfiorare i 39-40 gradi possa esserci anche Firenze. Qui siamo all'interno della Protezione Civile, dove hanno sede gli uffici comunali e provinciali di questa struttura preposta alle emergenze di ogni genere. In queste situazioni di gran caldo, quando arrivano i bollettini emessi dal centro di bioclimatologia del CNR e del consorzio LAMMA, spetta alla Protezione Civile mettersi in contatto con le aree sociosanitarie sparse sul territorio che, in base ai dati ricevuti, porteranno soccorso alle persone colpite dalle conseguenze del gran caldo. E alla Protezione Civile spettano anche altri compiti: monitorare i consumi di energia elettrica per intervenire in un eventuale blackout sui portatori di apparecchi elettromedicali, ma spetta anche il controllo del territorio per un primo allarme antincendio ed il tempestivo intervento durante gli ingorghi estivi. Per stasera ci fermiamo qui, tra poco le previsioni del tempo. Grazie per essere stati con noi, a tutti va l'augurio di una buona serata. Arrivederci.